Massimiliano, riunione a quattro mani per quanto riguarda la commissione consigliare, no? All'unanimità, così come ha avuto modo di dire il consigliere Fonti, cosa che comunque il primo cittadino ha smentito dicendo che non è stata convocata la maggioranza, ma al di là del discorso parco, che è sicuramente importante, si sta consumando l'ennesima lacerazione di questo tessuto sociale. Non solo si sta consumando l'ennesima lacerazione, la mia paura è che non si arriverà a giungere a nessun atto concreto. Cioè queste riunioni, se realmente non vengono affrontate con la giusta maniera e con la giusta responsabilità, si rischia realmente di non risolvere assolutamente niente, di non poter incidere sulla vicenda appunto del parco. Il sindaco sostiene che non vuole partecipare alla commissione consigliare che ha indetto queste riunioni nelle varie frazioni perché non ci sono tutti i consiglieri, non sono stati invitati tutti i consiglieri. È un falso perché anche se io non ero presente alla conferenza di capigruppo perché quel giorno ero a Palermo, però posso tranquillamente accertare e dire che nella commissione, quando sono state decise le riunioni nelle varie frazioni attraverso la conferenza di capigruppo, erano presenti anche i consiglieri di maggioranza e addirittura anche i consiglieri di maggioranza hanno comunque votato queste riunioni in tutte le varie frazioni delle isole. Quindi è un falso dire che i consiglieri di maggioranza non sono stati invitati ed è altrettanto grave dire che un sindaco non vuole partecipare a queste riunioni per motivi a questo punto falsi. Prego. Credo quindi che questa sicuramente vi è una lacerazione, come ha ben detto, profonda tra quelli che sono i consiglieri comunali e l'amministrazione, o perlomeno alcuni consiglieri di maggioranza, perché con la minoranza purtroppo la lacerazione c'è stata sempre, non c'è stato mai nessun tentativo di realmente fare dei discorsi costruttivi, e non certamente per causa nostra, perché lo dimostrano le innumerevoli autoconvocazioni, anche su questo argomento il fatto che abbiamo noi fatto e sollecitato, e per il quale spesso sono stati ignorati e sono stati sempre bypassati. Adesso la lacerazione comincia ad avvenire anche con altri consiglieri che evidentemente prima erano della maggioranza, ma che sicuramente adesso forse non lo sono più, o altri consiglieri che si dichiarano indipendenti, che quindi però non prendono sempre di più giorno dopo giorno le distanze da questa amministrazione. Ma con questi chiari di luna, chiamiamole così, il Parco delle Olie corre il rischio di essere l'ennesimo pacco? Con questi chiari di luna corre il rischio che il Parco delle Olie venga fatto senza la concertazione con la gente e con le istituzioni, nel senso che se non si dà un'alternativa, se non si riesce a portare un'alternativa e dire guardate, se volete fare il parco lo dovete fare a queste condizioni, lasciando determinate questioni, cercando appunto di far rilevare quali sono le zone più indicate per fare il parco e quelle invece dove forse non conviene fare il parco e dove per ora non bisogna fare il parco. Certamente se non, però, non si fa un discorso costruttivo e quindi un discorso anche che incida profondamente, non si riuscirà a risolvere niente. Si faranno soltanto chiacchiere, si farà soltanto aria fritta, ma in realtà non si riuscirà a risolvere niente, a incidere profondamente sulla questione.